ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La passione per la musica e in particolare per la batteria è nata quando aveva 10 anni. Dopo aver assistito a un concerto assieme alla famiglia, dice ai genitori: «Voglio suonare anch'io», e da lì non si è più fermato. Antonio Falasca, classe 1993 di Montesilvano, città in cui vive e in cui anche il suo studio, ama cimentarsi con il proprio strumento. Il suo percorso musicale è piuttosto lungo e negli anni ha ottenuto tante soddisfazioni. Un successo, il suo, che ora condivide con gli allievi, dai più piccoli agli adulti. Antonio Falasca, batterista, ma anche insegnante di musica, in quale delle due vesti ti vedi di più? In realtà questa è una bella domanda, perché la mia passione nasce per la batteria e nasco come batterista, per poi tramutarsi in quella dell'insegnamento in tarda età, perché avevo comunque 22-23 anni quando ho iniziato ad insegnare. E ho scoperto questa passione appassionandomi poi ai miei allievi, in realtà, più che all'insegnamento in sé, perché i miei allievi sono poi la benzina, no, che muove il motore dell'insegnamento. Quindi in entrambe, in realtà, perché riesco a switchare bene dal palco allo studio dove insegno, quindi in entrambe mi vedo abbastanza centrato. I primi bambini che ho preso avevano intorno ai 6 anni. E poi all'inizio ci sono state difficoltà, perché comunque approcciarsi a bimbi più piccoli non è semplice. Poi ho capito invece qual è il meccanismo, qual è la chiave per aiutarli e per farli appassionare sempre di più alla batteria. E qual è? Secondo me la chiave più semplice è trattarli come degli adulti, dargli libertà e soprattutto spiegargli le cose come se stessi parlando a un adulto, quindi dargli fiducia. E dandogli questa fiducia il bambino si sente gratificato e si applica lui stesso in maniera più concreta sullo strumento, sulla batteria, e quindi riusciamo poi ad ottenere quello che è il risultato sperato, no? Quindi è questa la chiave, trattarli come degli adulti. Ciao a tutti amici, sono qui con Maria Pia perché stiamo suonando un bellissimo brano dei Muse che è... Laureata in lingue, Starlight. Nel giro di un mese e mezzo su TikTok ha raggiunto oltre 17.000 followers e vi sono persone che hanno chiesto di seguire le lezioni di batteria con lui anche a distanza. E nel giro praticamente di un mese e mezzo sono trovato che avevo praticamente 2.000 follower ad averne 17.000 e più, ma soprattutto persone che si sono appassionate grazie alle mie dirette. E quindi ho visto ragazzi che non suonavano più, che mi scrivevano: mi è tornata la passione vedendo te e i tuoi allievi. Persone che da zero sono venute a lezione stesso da me, ma anche persone adulte. Noi vi salutiamo e vi lascio a Mirella. Ciao ciao! Ciao! Generale, dove il treno che portava il sole non fa più fermate, neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare.